sono Carlotta, moglie di Ferdinando Massimiliano Giuseppe d'Austria, arciduca e principe regale di Ungheria e di Boemia, conte d'Asburgo, principe di Lorena, supremo duce della flotta austriaca, governatore del regno lombardo-veneto, imperatore del Messico e re del mondo. Che nacque nel palazzo imperiale di Schönbrunn e che fu il primo discendente dei re cattolici Fernando e Isabella ad attraversare il mare Oceano e mettere piede in terra d'America, e che fece costruire per me sulle rive dell'Adriatico un palazzo bianco che guardava al mare, e un giorno mi portò in Messico a vivere in un castello grigio che guardava la valle, e poi la notte a Querétaro. Maestà, è l'ora della terapia. La terapia no! Mi volete avvelenare! Maestà, si sta facendo tardi. Il signore del Messico, lui ama il mare. Ha costruito un castello incantato per sua cugina Amalia, imprigionato me in un altro con gli orchi. Non dite così! Tacete! Zitto! Sentite, è lei! Lei chi, altezza? Io non sento nulla. Miramar, alza tempesta per chiamarlo a Sesh, non sentite! Vuole rubare il cuore di Max per prendere il mio posto! Rientriamo, maestà. Incomincia a fare freddo. Rientriamo.
Altezza imperiale, dovete abbandonare i vostri sogni ed affrontare la realtà degli eventi. Lasciatemi, sono stravolto, assediato da mille passioni. Liberatevi. Amani. O la notte scenderà su di voi. Zitto, zitto, zitto. No, non dir parola. Chiudi gli occhi poi. Lasciati andare. Metti il tuo cuore qui nelle mie mani. Saprò realizzare. Maria, Carlotta, Amelia, Vittoria, figlia di Leopoldo, re del Belgio, e nessuna sirena conquisterà il mio signore della terra. Non esistono le sirene, maestà. Sì, una c'è. Miramar, quel dannato castello da dove non si può far altro che contemplare il mare. Ieri avete detto che Miramar era un nido d'amore. Una prigione. Io sono Maria Carlotta Amelia, cugina della regina d'Inghilterra. Io sono Maria Carlotta Amelia, cugina della regina d'Inghilterra. Io sono... Ma è mai possibile che un principe d'Asburgo debba attendere un architetto? Sono qui! Qui, Altezza! Entschuldigung, Sie bitte! Lei cambia sempre il progetto e l'inchiostro stenta ad asciugarsi! Si calmi, architetto Juncker. E mi ascolti molto bene. Voglio il mio castello come un veliero avere.
larga dal mare, destando emozioni dal profondo del cuore. Ma Altezza, è la sesta volta che mi fate rifare il progetto. Perché mi date una caverna, invece io voglio una scogliera, sì. Una scogliera? Ma si era detto un feliero! Ieri, oggi voglio una scogliera tutta bianca. Ah, un nido di gabbiano. Pronta a spiccare il volo. Dentro il mio castello, mi raccomando, venga ricreato il grande quadrato della novara e poi fastosi saloni e la galleria in mostra i ritratti della mia dinastia. Cos'è il quadrato della più bella nave della flotta austriaca? Ma vi costerà una fortuna! E mi raccomando, la dépendance. Voglio andare a viverci fino a lavori ultimati, architetto. Detto fatto, Altezza, un castelletto. E vediamo, fanno 145.090 fiorilli. Bene. Un parco modello, sì, in stile italiano. Per poter passeggiare con la donna che amo. Ma Altezza, qui ci sono solo pietre carsi. Architetto, voi vi perdete per un quisquiglio. Su, datemi retta. Con pale e picconi. Le pietre van via, poi si porti la terra, quella dell'Austria mia. E mi raccomando, architetto, voglio anche il parterre con la scalinata e sul molo un monumento imperiale. Entschuldigung, sì, se mi permetto, suggerirei per ridurre i costi una meridiana, io? Ma diamine, architetto Juncker, ma non siate banale, una meridiana ce l'hanno tutti. Io invece voglio dalla vita quello che non tutti hanno. Mi capite? Su Punta Grignani, che vegli per sempre, e voce imponente, sempre fiera. Una spinge Architetto Juncker, la trovate nel mio magazzino di città, l'ho portata io stesso dal mio ultimo viaggio in Egitto. Altezza, lo potete considerare già fatto, io? Bene. Ed ora pensiamo al nome. Asburg, no, non ci siamo, non mi piace. E Fronte Sole, non io? Ci siamo, Fronte Sole, vorrei un nome che mi ricordasse il mare, sì, un sogno dal mare. Burgsee. Non ci siamo, architetto, non ci siamo. Guarda mare, Iaia, guarda mare. Sì, questo mi ricorda qualcosa. Un nome mi piace, sì. Il mio castello si chiamerà Miramar. Sono Carlotta Amelia, moglie di Ferdinando Massimiliano Giuseppe, imperatore del Messico e re del mondo. E le altre sono sgualdrine, tutte sgualdrine. Un'imperatrice non dice queste parole, maestà.
come sua madre, Sofia, si concedeva il re di Roma sotto gli occhi del suo presunto padre, un povero deficiente mentale. Il mio signore non è pazzo come tutti gli Asburgo. Lui ha il sangue dei Bonaparte. Ti suonano Napoleone. Altezza, queste sono solo vecchie chiacchiere di corte. Non osate contraddirmi. Io sono l'imperatrice del nuovo mondo. Quel bastardo di Napoleone sapeva bene che Max era un suo parente. Non è vero, maestà. State delirando. Datemi retta. Sono il vostro archiatra. No, voi non potete darmi torto, voi dovete gridare al mondo la mia verità. Non posso farlo, Altezza. Vi farò licenziare se non mi date ragione. E va bene. Se vi do ragione, prenderete il nuovo farmaco senza capricci? Sì. Sì, lo farò. Bene. Napoleone III voleva governare il Messico, mettendo sul trono il suo presunto cugino, l'arciduca Massimiliano. Molto charmant questo garçon, dans leur sotto osservation, à premier regard somiglia a qualcuno di famiglia. Il lardo no, la bouche mais no, mais oui, le mentor, docteur il barbon, ricorda zio Napoleon. Dansez, madame, pour Napoleon, dansez. No, la testa no, mais oui, le chapeau sopra il testo, ricorda zio Napoleon. Paris, io mi souviens, Paris. J'adore tout le blabla de l'escandale irréal, Marie-Antoinette avec lui. Senza testa, ma sai che male? Maria Louise avec mon oncle, un petit amour banale. Maria Sophie et le roi de Rome, una vera coppia amorale. Ma un fatto ben reale, che la Francia batte l'Austria, non sul campo di battaglia, ma nell'ambito sessuale, sulle torte matrimoniali. Mia regar somiglia a qualcuno di famiglia.
sveglia. Il naso no, la bouche no, ma oui, le menton sotto il barbon, ricorda zio Napoleon. La testa no, ma oui, le chapeau sopra il teston, ricorda zio Napoleon, 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 Napoleon. Io sono mamma Carlota, imperatrice del nuovo mondo e amatissima consorte dell'imperador Maximiliano I, signore della terra e sovrano dell'universo. Come siete giunta a sublimarlo in tal modo? Lo sognavo così, fin da bambina. Per donargli il vostro cuore in cambio di aride carezze. Se tu vorrai io ti sentirai nascere in te voglia di piangere, voglia di ridere senza un perché. L'erba voglio coglierò nel giardino del re. Come, come,
l'erba voglio coglierò. Io mi azzarderei a dire che il primo, impercettibile passo verso l'alterazione psichica dell'augusta paziente fosse dovuto al fatto che Massimiliano, prima di decidersi a dichiarare ufficialmente la sua richiesta di matrimonio, intraprese con Leopoldo, padre di Carlotta, una lunga trattativa sull'ammontare della dote. Per una ragazzina caparbia e viziata, considerata la più bella principessa europea, questa attesa deve essere apparsa mortificante e difficile da comprendere. Il popolo mi chiama Mamma Carlota. Gli ufficiali dell'esercito mi dedicano poesie d'amore e le truppe sfilano cantando canzoni per me. Questo l'abbiamo già appurato, Altezza. Ma adesso parlatemi del vostro augusto consorte. Max era gentile. Nelle sue lettere mi chiamava angelo mio. Mi parlava del suo amore per il mare, del suo bianco castello di Miramar, dove un giorno mi avrebbe portata a vivere con lui per sempre. E? Contrattava con mio padre. Per accelerare il vostro matrimonio. Per l'ammontare della dote. L'arciduca imperiale desiderava il vostro ingresso in un castello di Miramar sgravato dai tanti debiti contratti per la sua costruzione. Io ero la più bella principessina d'Europa. Io avevo già rifiutato il principe di Sassonia, il re del Portogallo. Io non potevo aspettare. Io volevo il mondo fra le mie braccia. Subito, subito, qui, ora. E non dover attendere come una cameriera che il suo spasimante mettesse da parte un gruzzolo per sposarsi. Io non potevo. Io non volevo comprendere. Due novelli sposi, ridiamo.
Nation. Maestà, no! Ogni alterazione vi è stata proibita! L'imperatore d'Austria, Napoleone, D'Estrada, il maresciallo Baseni, il generale Scomeda, Benito Juarez, tutti! Maledetti tutti! L'hanno posseduta, violentata nel profondo dell'anima, e ora voi, miserabile! Venite a dirmi cosa devo fare e non fare! Voi e il vostro veleno! Follia! È follia, niente di più, niente di meno. Io non sono pazza. Come dicono i miei tre illustri clinici, sono preda di una totale mancanza nei confronti dell'ambiente. Schizofrenica! Schizofrenica! Una simpatica definizione per una maestà imperiale pari alla mia. Maestà, tranquillizzatevi. Le nuove scoperte farmacologiche aiuteranno ad equilibrare la vostra psiche alterata. Alterata la mia psiche, dite? Avete mai provato ad essere costretto in un'intimità di tutti i giorni e di tutte le ore dentro un castello sospeso sul mare del nulla in compagnia dello spirito superficiale, leggero, incostante di un uomo che apprezza di più il colore dello stelo di un fiore che quello degli occhi della propria consorte? E così siete giunta ad esprimere segni di insofferenza nei confronti dell'amatissimo sposo. Segni di insofferenza. Mi portò a Madeira per crogiolarsi nel ricordo della sua adorata defunta Amalia e per lasciarmi poi mesi e mesi sola lì su quello scoglio mentre lui andava a cercare nuove fronde in Brasile. Chissà, forse si sarà chiamata proprio botanica la felce esotica che gli trasmise quell'immondo morbo. Che vi indusse ad allontanare l'amatissimo sposo dal talamo nuziale. A Miramar sbarrai la porta delle nostre stanze. E a Chatapultepec vi eressi un muro di mattoni. Una gelida ed impenetrabile distanza che non vi rese mai madre. Forse, se mi permettete, Altezza, il calore dei figli vi avrebbe riscaldato il cuore e ridato fiducia nel prossimo e nella vita, allontanando i dubbi e le incertezze che sono stati, sì, la causa della vostra fragilità
e degli evidenti stati di confusione mentale, gravi ed inutili sofferenze che hanno segnato anche i pochi momenti felici della vostra unione. Maestà, ricordate la notte di Natale del 1860, il vostro primo ingresso nel castello di Miramar. Ho altri pensieri per la testa. Vorrei essere colomba per posarmi sul tuo cuore e tu vando piano piano dolcemente farlo. Vorrei essere farfalla per donarti i miei colori, attirando i tuoi occhi a specchiarsi dentro i miei. Vorrei essere colomba. Vorrei essere farfalla, attirando i tuoi occhi a specchiarsi dentro i miei. Calmatevi, siete fuori di senno, per l'amor di Dio. E se fossi fior di prato, t'amerei, ma senza spine, quelle che tu hai in mano. Inaridisce il nord.
acqua di fronte, sazieresti la tua sete, al deserto dentro al cuore. Inaridisce, inaridisce. Dell'oblio, imperatrice del nulla, è questo che volete? Assassini, non voglio più bere il vostro veleno. Maestà, ieri avete detto che la medicina è di vostro gradimento. Non vedo nessuna nave, maestà. Miramar è ritornata, vuole riprendersi il sovrano dell'universo. Non esistono le sirene, maestà. Sì! No! Guardate, non è la sirena. È Amalia, è con lui, a Madeira. Avete bevuto da poco la medicina. Tra poco farà effetto e starete meglio. Ma non vedete, è lei. Lei fra le sue braccia. Calmatevi, maestà. Amalia... La sola che lui abbia mai amato e che non ha mai avuto. Che orribile destino. Giovane, troppo giovane. Annegata nel suo stesso sangue. Amalia! Max! Amalia, ti amo da impazzire. Amo da morire. No, non dire così. Felici, ridiamo, godiamo la vita, fin tanto che c'è.
parlo per noi. Amalia, no. Balla, Amalia, balla assieme a me. Tra le mie braccia tu guarirai. Balla, Amalia, balla assieme a me. L'amore, la morte non viene a 20 anni. Aspetta, Amalia, balliamo, Amalia, balliamo ancora, balliamo ancora. Amalia, no, non mi d'argento e voi, voi rifiutate, accettate, accettate subito, marito mio, voi siete signore della terra, predestinato da Dio ad essere reggitore di popoli e portatore di benessere. Maestà, svegliatevi, è l'ora del medicinale. No, non voglio, basta veleni. Maestà. Da bambino sognavo di essere il più degno successore di Carlo V per ridare alla mia stirpe un impero. Imperatore sì, ma eletto da tutto il popolo. Vorrei un giorno regnare su un popolo grande e felice, come se fosse una fiaba ricca d'ogni serenità. Non vorrei chieder mai alla gente obbedienza senza mai dare niente, ma vorrei creare una nuova regalità.
vorrei, oh sì vorrei, cambiare questo mondo da triste a felice, dalla cima fino al fondo. Vorrei, oh sì vorrei, un mondo senza schiavi, senza padroni, senza cattivi, soltanto i buoni. È il destino che decide, non io. Neppur per poche ore. Napoleone è un bugiardo! Ha lusingato il mio signore per fargli accettare la corona del Messico. Le sue menzogne hanno lusingato voi, Altezza, non l'imperatore vostro consorte. Non ricordate le vostre deliranti ambizioni? Io non sono ambiziosa. L'ambizione è un movente borghese. Io amo il popolo e se i troni fanno amare il popolo sul quale si regna, decisamente io amo i troni. E se si ottenesse la stessa cosa ad un titolo più modesto? Io non sono seconda a nessuno! Ci schiacciava il peso dell'augusto fratello e di quell'arrogante Elisabetta! Altezza, permettete, la vostra brama di potere ebbe un peso ben maggiore. Faccia proprio il caso mio, vani tutto quanto, basta! A costruire castelli in aria! Attendevo che non savo, ma qui, le garçon! Il sagito in gran pensier, lo banco in gran varietà! Bella tour, gran bella tour.
madre di un paese che per me ha cessato di esistere tanti anni fa. Imperatrice dei miei ricordi. Imperatrice di che? Imperatrice del Messico, non lo ricordate? Io sono Maria Carlotta, moglie di Ferdinando Massimiliano, che un giorno mi portò in Messico a vivere in quel grigio castello di Chapultepec, perché per volere di tutti i messicani fu incoronato Maximiliano I, imperador de Messico. Per volere di tutti, dite, Altezza? Oh, ma perché? Quando e come? Non lo so, ditemi voi. Non ricordate? Quel 10 aprile 1864, nel castello di Miramar, fu lì che il vostro augusto consorte ricevette una delegazione di notabili messicani che gli offrì formalmente la corona imperiale. E così l'arciduca Massimiliano Ferdinando Giuseppe d'Asburgo divenne l'imperador del Messico, Maximiliano I. Hombre como nosotros, no ce ne sono tanti. Siamo della carretera, il meglio dei briganti. Di questo imperatore non ce ne importa nada, tanto sapremo noi. Fa quello che ci aggrada, tenerlo bene a bada. Noi, noi, noi. Imperatore, non ce ne importa nada, tanto sapremo noi. Ma quello che ci aggrada, tenerlo bene a bada, noi, noi, noi. L'arciduca Ferdinando Massimiliano Giuseppe d'Asburgo, principe regale di Ungheria e di Boemia, supremo duce della flotta austriaca. Nel pueblo todo unido vi vuole tanto bene, viva l'imperatore, gridiamo tutti insieme. Via las cucarachas, la gente chiede pace, tanto sapremo poi. Ma noi da Battistrada, tener Juarez a bada, noi, noi, noi. La gente chiede pace, tanto sapremo poi. Ma noi la battistrada, tener Juarez a bada, noi, noi, noi. E così vi siete subito imbarcati verso la nuova patria. Patria? Cos'è la patria? Sono nata in Belgio, ho vissuto in terra d'Austria, regnato sul Messico. Qual è allora la mia patria? Quella in cui riposerete per sempre, maestà. Riposare? E chi ebbe mai tempo di riposare? Quella nomina si abbatté su di noi come un tornado, il sovrano della terra. Maestà! Avevate promesso di non chiamarlo più in questo modo. Il sovrano del mio cuore. Indubbiamente per voi. Per tutti gli altri, l'imperatore del Messico. Ero talmente turbato all'idea di abbandonare Miramar che ebbe un mancamento.
e tutte le ultime incombenze ricaddero sulle mie spalle. Anche voi, effettivo imperatore, come vostra suocera Sofia a Vienna. Ero talmente eccitata. Arrivammo all'imbarcadero fra una marea di folla, fra gli evviva, i gessi dei fiori e lo sventolare dei fazzoletti e le batterie delle navi con le salve d'onore e i marinai dei pennoni pavesati a festa con interminabili urrà e le bande che suonavano l'inno nazionale messicano e il reggimento dell'arciduca Francesco Carlo che presentava l'arme e abbassava la bandiera. Altezza, voi non rammentate il passato, ma rievocate a puntino solo quello che magnifica il vostro orgoglio. Il più bel giorno della mia vita. Più del vostro matrimonio? Quale matrimonio? Non ho ricevuto alcun invito, di cosa parlate? Sto parlando della vostra partenza per il Messico, maestà. Salimmo sulla Novara e la batteria di cannoni di Miramar annunziò alla città di Trieste la nostra partenza. E io... ridevo... Ridevo! Si può morire da ridere, lo sapete! E il vostro augusto consorte? Lui piangeva. Altezza, voi? Voi vi siete lasciato andare al pianto? Assolutamente no. I miei occhi lucidi erano causati dal fumo delle salve di cannone. Eravate felice, dunque? Non capisco. Eravate felice? Quanto felice? Sono sempre stato molto felice sul mare, sì. Abbiamo navigato molto bene sulla Novara, che è sbarcata dopo solo 37 giorni di navigazione a Veracruz, dove siamo stati accolti da un popolo festante. Altezza, era un illuso, veramente un imperatore illuso. Noi volevamo un Messico di pace. Di pace, con gli insorti juaristi che premevano all'interno e gli americani alla frontiera. Noi avevamo il favore del popolo. Il favore del popolo, uno specchietto per le allodole fornitovi dai francesi. Tutta colpa di Napoleone e del suo infido generale Bazaine che trascinarono l'imperatore in scelte politiche impopolari. Che ben presto lo resero un
tiranno. Signori, io ho già notificato al vostro imperatore di essere costretto, con amicizia e disperazione costretto, a ritirare al più presto il corpo di spedizione francese. Senza la sucaraccia e también mucho dinero. Tante promesse poi, e poi la menzogna che scalogna, che vergogna, ai noi. E lui? Avete incroyable incoscienza! Sapete cosa mi ha risposto? Dopo che l'ho trattato come un figlio, che gli ho inviato i miei soldati, che mi sono tolto il pane di bocca per dargli un impero.
Ed io vi propongo, con una cordialità pari alla vostra, di ritirare le vostre truppe dal continente americano. Questo mi ha risposto quel... Cosa volete che vi dica? Che mi dispiace, genere Gretaria! E loro? Di abdicare, ma non ne vuol sapere. Gli ho chiesto di arretrare, mi ha riso proprio in faccia. Genere Gretarian, e allora? Non posso mica andare contro gli americani. Mi ha detto chiaro e forte, non posso abbandonare tutti i miei messicani come tutti i perdenti, maledirà la sorte. Au revoir e portate i miei saluti all'imperatore dei miei stivali. Noi siamo desperati, Juarez también Caronia, no ci serviva proprio riavere questa rogna, che scalogna, che vergogna, ai noi. Ma forse hanno ragione loro. Forse dovrei firmare l'atto di rinuncia al trono. Voi non siete un perdente. Noi non siamo dei perdenti. Vi prego, vi supplico, vi scongiuro. Non potete. Non dovete farlo. Carlotta, vi prego, mettetemi in salvo. Io devo sapervi al sicuro. Mi sarà di conforto, capite? Dovete partire subito per l'Europa, non per chiedere aiuto a Napoleone, non per supplicare il Papa, ma per scappare da quel pazzo sanguinario di Juarez. Sapervi al sicuro mi sarà di grande conforto. Mi amate dunque? Carlotta, vi amo con tutto il sentimento che il mio cuore può concedervi. Di nuovo tu, quante volte ho sognato, quante volte ho sperato, troppe volte mi son detta, non li avrò mai più. Di nuovo tu, quante volte ho sognato, sì, quante volte ho sperato, troppe volte mi son detto, non la riavrò mai più. E finalmente voi confermarci con gli occhi e con le mani. D'artificio in cuore, possia mai fine sentirci vivi guardando in faccia l'amore.
Io sono Carlotta Leopoldina e ho imparato a ballare quando avevo 10 anni all'ombra dei biancospini in fiore. Oh sì, voglio ballare ancora almeno una volta. Maestà, siete troppo malata e pesante per ballare. E voi, simile a coloro che con preghiere e lusinghe spinsero il Signore della Terra sul trono e poi con baldanza e arroganza gli chiesero di abdicare. Buon per lui e per voi, se l'avesse fatto. Come vi permettete? Lui non deve farlo. Il mio Signore non può piegarsi a quei miserabili. Andatevene fuori, fuori dalla mia vista! Altezza imperiale, nonostante tutto, eravate ancora convinto di avere il favore del popolo. Se anche fosse permesso di giocare con gli individui, come ha fatto Napoleone con noi, non si può giocare con i popoli, perché Dio ne fa vendetta. Ponderato e ben pensato, alla fine ci siamo detti, quello che è stato, ma non penserete mica di finire la partita, qui vi voglio tutti male, due messicani su tre. State ancora qua, nella terra dei nostros, che non è mica vostra, qui vi voglio tutti male, tre messicani su tre, tre messicani su tre, tre messicani su tre. Se è questo che volete, sappiate che non lascerò il mio posto al signor Juarez. Questo non è degno per un principe d'Asburgo.
non vogliono fuggire. Da questo, signor Juarez, non voglio abbandonare il Messico. Dagli Asburgo non lascio i miei soldati che insieme a me la morte hanno affrontato. Io lo posso. Capo in fronte a lui, un sire che non esitò a darvi l'anima. Gente senza cuore, tramate sempre fra di voi, siete
sono Carlotta Coburgo Gotha e Napoleone, quel bastardo figlio di Sgualtrina. Maestà, no! State parlando dell'imperatore di Francia. Ha finto di essere ammalato per paura di ricevermi. Ma io l'ho scoperto, l'ho messo al muro e gli ho gridato la mia rabbia. Dopo che egli vi ebbe rifiutato ogni aiuto. Aiuto? No! Sapevano già che sarei diventata imperatrice del nulla, che mi avevano tolto tutto. E così il vostro orgoglio e la vostra presunzione hanno trovato una subdola via d'uscita, alterando la vostra psiche. Avevano avvelenato la mia cioccolata. Ma io ho agito con astuzia, ho bevuto dalla tazza del Santo Padre e nessuno avrebbe osato avvelenare il Papa. Signore Dio, ma che cosa abbiamo mai fatto di male per meritarci tutto questo? Ormai è tutto pronto per farvi scappar via, via dalla nostra terra, proprio per non morire. La vostra via di fuga è stata ben pagata, l'abbiamo fatto noi. Tenuti bene a bada, comprata la masnada, noi. La vostra via di fuga è stata ben pagata, l'abbiamo fatto noi. Tenuti bene a bada, comprata la masnada, noi. Non sarò io a scegliere tra il vivere e il morire. Meglio morire con i propri soldati che una vita da vigliacco. Una vita da codardo per me non avrebbe più alcun senso. Se io potessi scegliere tra la vita e l'amore, sceglierei Miramar e navigar sul mare, sceglierei di fidarmi di Dio solamente, il mestiere delle armi non è mai stato. Senso della vita l'ho avuto da bambino, quando per un dolore mia madre era vicino. Pero
affare vostro, e ve lo dico chiaro. È solamente non sarò io a scegliere tra il vivere e il morire. Gli eroi muoiono giovani, gli altri leggono le loro vite sui giornali. Maestà, vi vedo notevolmente migliorata. Migliorata, dite? Sono così confusa che a volte non so se sono realmente Maria Carlotta del Belgio, se sono ancora imperatrice del Messico, se sarò un giorno imperatrice d'America. È perché sono così confusa che non so a volte dove finisce la verità dei miei sogni e cominciano le menzogne della mia vita. Parlate apertamente, vi farà stare meglio. Come giurai di non darmi più a lui, giurai a me stessa, per quanto lo amassi e lo volessi vivo e con me, e per quanto la sua vita era il respiro stesso della mia, giurai che con la sua morte sarebbe scesa la mia notte. Che ne sarà di noi? Ricordo i falsi inchini, e noi senza timore a farci illusi. Vorrei essere capace
aperto, ma non ho più la forza, ora che tu non ci sei. Che ne sarà di noi? Che ne sarà di me? Dio mio, ma non ho più la forza, ora che tu non ci nel cibo, sulle vesti, sulla mobilia, mi scioglie il cervello. L'America agli americani. Solo parole, parole. Gli americani erano una potenza in grado di spaventare tutte le altre potenze europee che batterono in ritirata, compreso il fratello del vostro augusto consorte. Tutti, tutti pavidi bugiardi, traditori. Affinché a nessun altro principe europeo venisse in pensiero in avvenire di affrontare altre avventure americane, la dottrina Monroe doveva essere suggellata con il sangue. Parole, parole. Era necessario dare un esempio. Ditemi! Lui era a conoscenza delle vostre condizioni, ma i messicani gli dissero che eravate morta e... Ditemi su, per carità! Volle scrivervi un'ultima lettera. Eccola. Mia amatissima Carlotta, se Dio permette che tu guarisca un giorno e che tu legga queste linee, apprenderai tutta la crudeltà della sorte che mi ha colpito dopo la tua partenza per l'Europa. Tu hai portato con te il mio bene e la mia anima. Perché non ho ascoltato la tua voce? Quanti avvenimenti, purtroppo, quanti colpi susseguiti hanno franto l'ammasso di mie speranze. La morte per me è liberazione fortunata e non un'agonia. Io cadrò gloriosamente come un soldato, come un re vinto, ma non disonorato. Se i tuoi dolori sono troppo vivi, se Dio ti chiama presto a raggiungermi, benedirò la sua mano divina che ha gravato il suo peso sopra di noi. Addio, addio. Eravamo così giovani, avevo 27 anni. Colpevole, giudicato conformemente alla legge per i crimini da lui commessi contro l'indipendenza della nazione e condannato a morte dalla corte marziale a Querétaro il 19 giugno 1867 a 7 ore del mattino insieme agli ex generali Miramón e Mejía. Davanti al plotone d'esecuzione l'imperatore di Francia schiuse le falde della sua marsina ed indicò il cuore
a 35 anni, non ancora compiuto. Son sempre stato pronto all'avventura, pronto a saltare i ponti col passato, ma oggi io parto salpando senza nave, senza le bianche vele tese all'andatura, prigioniero della mia armatura. Signor Benito Juarez, sperando di lasciare serena questa terra, e muoio senza paura, ma le chiedo mai più sventura. Venuto tra di voi, io ero un imperatore, io ora sono un uomo, un ombre messicano, sì, pensavo di far bene e non sono stato capito, se mi volete martire, ecco! Io sono pronto per voi. Che sia il sangue mio l'ultimo che versate, nuova patria possa portar la pace, per quanto amor comodo a Messico tu m'hai tradito, esigo rispetto, con ultima ricchezza il mio cuore mira. Segnato un astuccio di legno di cedro in cui c'era una scatola di zinco, in cui c'era una scatola di legno di rosa, in cui ci sei tu, Massimiliano, un pezzo del tuo cuore e la pallottola che ti sottrasse ad un tempo la vita e l'impero sul cerro della Scampanas. Tengo tutto il giorno la scatola stretta tra le mani, perché io non la lascio mai, io non ti scordo. Ed è per questo, solo per questo, Massimiliano, te lo giuro, che dicono che sono pazza. È per questo che mi chiamano la pazza di Miramar, di Bouchot.
Ma se ti dicono che sono partita pazza dal Messico, perché ero già pazza, e lo ero non perché sapessi che Napoleone e il Papa ci avrebbero abbandonato alla nostra maledetta sorte in Messico, ma lo ero pazza e disperata perché sapevo che nel mio ventre stava crescendo un figlio che non era tuo, ma del colonnello Van der Smissen. Se ti dicono questo, Massimiliano, di loro che non è vero, che tu sei sempre stato e sempre sarai l'amore della mia vita. Accogliamo con un grande applauso gli autori di questa enorme fatica. È Davidiz e Umberto Lupi. Bravo.
dimentichiamoci che Trieste è una città meravigliosa. Mi sono triestino e amo tanto Trieste. Abbiamo la città, il mare, il Carso meraviglioso. Abbiamo tanta cultura, tanti teatri. Tanti teatri in gravi difficoltà, perché la cultura, sappiamo tutti, non soltanto la cultura, in questo momento purtroppo risente di tante difficoltà, ma noi siamo ottimisti. Noi amiamo questo spettacolo. Io devo dirvi che se non avessi tutti questi amici, questo spettacolo non si poteva fare. Voglio ancora darvi una notizia importante, credo sia doveroso. L'arciduca d'Austria, sapete, si è innamorato di questa nostra Trieste, di questo nostro spettacolo. Auspica, ha delle repliche in terra d'Austria, meglio di così. Si sta pensando, vero, a Vienna, al Teatro Imperiale di Schönbrunn. E posso anche dirvi ufficialmente, perché ormai è ufficiale, che il 14 di questo mese, idealmente tutta la compagnia, ma io e Stefania, rappresenteremo Trieste e la regione nell'ambito del BIT, che è la Fiera Internazionale del Turismo, per parlare di Trieste, della regione, dell'arte, del turismo e del nostro Maximilian. Grazie e viva Trieste! Grazie!